Credo ci sia un po' di vento. No, ma leggero, Leggero venticello. Mamma mia. Ma c'è anche pioggia? No, solo vento. Cioè, ma così all'improvviso, folata di vento, e poi si calma. Sta arrivando anche la pioggia, mi sa, adesso. Mamma mia. Sì, sta arrivando anche la pioggia, è ufficiale. E niente, tutto questo vento, prima c'era il sole. Tempo 20 minuti. Da quando sono arrivata a casa è cambiato totalmente il tempo. No, vabbè, oggi è il 14 agosto, era solo piccolo aggiornamento meteo che è un po' impazzito, ma è da qualche giorno che non piove, che è molto strano qui, e fa caldo anche qua, e sì che i temporali sono normali, non può fare troppo caldo, anzi non può fare tanto caldo per troppi giorni di seguito senza piovere. Qui non è possibile. Ma qua si sta comodi. Molto comodi. Pippo? Ah, che bene che si sta su quel tappeto. Pippo? L'avevo comprato apposta per loro questo. Però a loro non piaceva. Adesso sì. L'ho ritirato fuori l'altro giorno. E adesso vanno matti per sto tappeto. Non l'hanno mai calcolato. Sono tutti strani sti animali. Ciao, Mumi. Ciao. Ecco. Kitty. Ciao, Kitty. Ciccioni. No, non ce la posso fare. 16 agosto, sono stanca morta stasera. Oggi siamo state a far spesa. Pensavamo di trovare un casino essendo 16 agosto. E invece no. Qua corrono tutti come disperati. Comunque, traffico normalissimo. E nient'altro. Traffico normale. Di gente nei negozi, ma poca roba, insomma, pensavo molto molto peggio. E dunque, che poi ero con Franz, eravamo lì all'AEO a Tadicadore, e praticamente siamo stati fermati perché mi hanno riconosciuta e hanno riconosciuto Franz, quindi vabbè, ho fatto la foto con questa ragazzina. E è stato stranissimo, anzi vi saluto, visto che guardate i miei video, vi saluto, cioè voi vedrete questo video a fine settembre, però insomma, ecco, oggi mi è successa questa cosa e è stato strano. No, ma io preferisco essere fermata piuttosto che avere qualcuno che mi fissa di continuo e che non ha il coraggio di avvicinarsi, almeno non fissare, perché insomma, mi fastidisce parecchio quando qualcuno ti fissa, no? A me tantissimo. E quindi è stato piacevole, insomma, essere fermata e fare la foto. Tra l'altro oggi sono anche vestita bene, quindi per fortuna. Sono con una canottiera di sci, che però qua si vede un cavolo. Adesso vi faccio vedere. Ecco, praticamente ho questa canottiera di Shein, ne avevo prese 3 di recente, adesso in agosto le ho comprate, e questa gonna anche l'ho comprata in agosto. E ho preso questa qua blu, una turchese e una verde militare. E queste qua fatte così mi piacciono tanto, anche se si vedono le spalline. Cioè, sì, ma basta tirarle un po' più in qua, si vedono già meno.
E oggi praticamente sono vestita così e la gonna potrei usarla tranquillamente come vestito, perché è lunga giusta. Se io la tengo quassù, anche in vita, è lunga giusta. Sarebbe da tenere qui in vita, però io la tengo un po' più su così evita di toccare per terra. E niente, oggi ho fatto questa abbinata e mi piace tanto. Gonna e canottiera, sembrano quasi fatte apposta. Quasi lo stesso colore. Vabbè, comunque niente. Quindi oggi mi è andata bene, perché ero anche vestita bene, perché di solito vado in giro un po' così da lavoro, ma ultimamente al lavoro mi sto vestendo un po' meglio. Non che io stia in mezzo alla gente, però alla fine mi sto vestendo un po' meglio. Ma perché vestendosi meglio ci si sente anche meglio. Cioè, è una cosa mentale. Qui c'è un tramonto, ma non è niente di particolare. Ecco, solo un po' di luce, ma niente di particolare. Boh, non so dove sia adesso. Non so, prima che stavo andando via era qua fuori, ma stavo andando via. Non so. Vabbè, poi a settembre, ottobre vi farò vedere i cambiamenti che ho fatto in casa. Beh, in realtà qua non ne vedete neanche. No. E qui c'ho il casino. Questo è il casino. La spesa. Devo ancora metterla via. Ah, aspettate, anche questa. E poi lì c'è un gatto svaccato per terra. Pepe, cosa fai lì? Ah. Ah, sì, sì. Esatto. Di. Ehi, mommy. Matto. Vabbè, dai, vedo cosa fare da mangiare. Perché la pasta, mia mamma mi ha dato della pasta con le verdure, ma quella ho deciso di tenerla per domani a pranzo, così, essendo poi domani sabato, non c'ho voglia di farla mangiare, così c'ho già il pranzo pronto. E per stasera penso di fare qualcosa di veloce, perché a Lidl ho preso i filetti di limanda. Erano in offerta, io li prendo sempre quando sono in offerta. Non ci dispiacciono, insomma. E quindi niente, penso di fare quelli con l'insalata che ho tirato fuori dal frigo, perché sennò non ci sarebbe stata la spesa. No, a parte che la maggior parte di quella spesa alla fine, no, la maggior parte no, ma tanta roba da mettere in congelatore, intanto l'ho messa in frigo e poi divido tutto e metto in congelatore. Comunque oggi abbiamo speso più di 300 euro, due negozi più di 300 euro, erano solo 6 borse di spesa. Ma ci sono dei prezzi allucinanti, ma per fortuna noi lavoriamo tutte e due. Sono fiacca, ma vedo di sbrigarmi un attimino e arriverò con i video di settembre, ma intanto vi metto questi. E quest'oggi... Hai sentito un po' che robe? Allora, quest'oggi, 19 agosto, pian piano vedrete che arriverò anche col video di settembre. Ci arrivo. Con calma. Ci arrivo. Per voi che state guardando in settembre, ci arrivo, eh. Ci arrivo. Riuscirò a tirarmi alla pari. Ma in realtà sapete che i miei video sono sempre in ritardo di 2 settimane per questione privacy, quindi alla fine va ben così. E niente. Oddio, chi è? Ah, c'è già Franz. Era già arrivato, ma sta andando via. Ah, signor. Volevo fare la tinta durante il weekend, alla fine non l'ho fatta. Ho i miei capelli, la mia ricrescita, più questo rosa sbiadito, biondo, salmone. Uno schifo. Ma io so che quando faccio queste tinte, poi è questo il problema, che dopo non ho più voglia di rifarla. E quindi va a finire che i capelli mi diventano così, poi vado a fare la tinta bionda sopra e via dicendo, insomma. Alla fine so che succede sempre sta cosa. No, vorrei rifarli, ma devo mettermi là con calma, applicare la tinta. Devo farla durante un weekend, tipo farla il sabato e lasciare su fino alla domenica, cioè anche un giorno intero, che così prendono bene i capelli, no? Per quello non l'ho ancora fatta, perché vorrei farla un weekend, però questo weekend appena passato non avevo per niente voglia, ero stanchissima. E quindi già tanto se ho fatto di nuovo le unghie, perché
anche queste non avevo voglia di farle, ma le mie naturali erano tanto lunghe, erano il doppio di come sono adesso, e quindi stavano iniziando magari a spezzarsi, perché chiaramente quando sono lunghe lunghe e quando sono squadrate soprattutto si spezzano gli angoli, i laterali insomma, e quindi niente, le ho sistemate e sono in ordine. Ho cambiato orecchini, però ormai sono abituata a vedermi con due più il terzo qua, e vedere solo i primi buchi non mi piace. È argento, invece sono abituata all'oro ultimamente. Vabbè. Ciao Pepe. Ciao. Ma guarda, guarda, saluta, guarda. Bello. Chi è quello lì? Si chiama Moby? No. Basta. Quindi adesso mi preparo da mangiare. Preparo da mangiare e via. È solito. E avanti con il pomeriggio di relax, perché mi sono scervellata gli ultimi tre quarti d'ora di lavoro. Sto preparando il pranzo, sono le 14:55, giusto un po' in ritardo, ma sono arrivata a casa da poco perché al lavoro mi sono ritrovata a dover fare un po' di cose extra, un po' di cose per preparare il lavoro per domani. E robe non previste, tra l'altro, anche, e quindi il tempo vola e alla fine ho guardato l'orario, madonna, ho detto quanti straordinari. Io non sono una che fa straordinari, quindi per una volta ogni tanto che faccio non cambia niente, ecco. Però è strano per me farli, perché non cerco sempre di non fare ore o quarti d'ora o mezz'ora in più, insomma. Niente, allora preparo un po' di pasta fredda. Adesso è uscito il sole, questa mattina era bruttino, pioveva anche, sì, a momenti pioveva, a momenti no, vabbè, comunque non era bellissimo. E adesso invece c'è il sole, si sta molto bene fuori, cioè caldo, ma caldo normale, si sta bene. E niente, quindi aggiornamento del 20 di agosto. Sono incasinata. No, al lavoro veramente, infatti è che è già tardi, volevo andare a farmi una passeggiata giusto per svagare un attimo la mente, sì, qua intorno, niente di che, perché proprio per svagarmi, a parte che è facile dire non ti portare il lavoro a casa, però ti viene da portarlo, perché sono delle cose che mi servono anche magari per domani, no? E non sono al lavoro il pomeriggio per poterle sistemare e essere pronta per domani. Dovrò fare tutto domani mattina, eventualmente se ci sono da correggere delle cose. E quindi mi mette un po' d'ansia questa situazione. Non poter sistemare prima e dover aspettare il giorno stesso mi mette un po' d'ansia. Vabbè, comunque niente. Intanto prepariamo il pranzo.